tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di curriculum. Dopo aver fatto il video come fare soldi, come realizzarsi, insomma come raggiungere quello che vuoi, diciamo video di crescita personale, mi è arrivata appunto la domanda di far vedere o meglio dare dei consigli su come fare un buon curriculum. Ci tengo a dire che il modello dei curriculum ve li lascio direttamente giù nell'info box. Però come si fa un curriculum d'effetto? Quindi se dobbiamo trovare un lavoro che ci piaccia, non deve essere necessariamente il lavoro dei sogni finale, no? Tutti abbiamo un sogno, magari ci vogliono anche più master o comunque studi da fare e magari nel frattempo vogliamo trovarci un lavoro. Però qualsiasi tipologia di lavoro vogliamo trovare, anche il lavoro che magari è più semplice da realizzare perché magari non servono particolari studi, in realtà non è detto che non abbia nulla da insegnarci e soprattutto che le nostre capacità debbano essere affossate o comunque non scritte, proprio perché in realtà ogni lavoro è importantissimo sia per la nostra crescita personale sia per quanto riguarda appunto anche la nostra autostima. Quindi è importante sentirsi indipendenti, indipendentemente dal tipo di lavoro che si fa, anche solo consegnare i giornali oppure fare un caffè, proprio perché in realtà tutti i lavori sono, secondo me, sullo stesso piano, sono tutti i lavori sono, come dire, motivo di vanto, nel senso che comunque il lavoro è il lavoro e qualsiasi lavoro si ha è utile a qualcun altro, quindi non dobbiamo avere o dare delle priorità ai lavori o dire lavori di serie A, lavori di serie B, lavori di serie C, sono tutti importanti nello stesso modo perché una persona che si alza la mattina e va a lavorare per me ha la stessa dignità, sia che appunto abbia trovato il lavoro di donna delle pulizie in un autogrill, sia appunto che faccia il dirigente di un'azienda o che sia capo di un'azienda, il lavoro vale uguale perché si è svolto con la stessa, diciamo, dedizione e comunque con lo stesso impegno, il lavoro vale uguale secondo me. Ci sono persone che ovviamente dicono che ci sono lavori di serie A, lavori che non farebbero mai, quindi di serie B o di serie C. Io non sono per niente d'accordo, perché comunque il lavoro dà dignità a una persona, permette alla persona di essere indipendente, di realizzare i propri obiettivi, di avere anche una vita sociale, no? Di mantenersi, di sentirsi indipendente, quindi sentirsi indipendente secondo me è la cosa più importante di una persona, di una donna, di un uomo, e quindi qualsiasi tipo di lavoro noi troviamo, ovviamente se è rispettoso e legale va bene secondo me e può essere un buon punto di partenza per poi magari raccimolare anche qualche soldino e riuscire a diciamo fare degli studi per avere magari raggiungere anche altri posti di lavoro che magari sono più affini a noi, a quelle che sono le nostre ambizioni. Questo non vuol dire che i lavori umili, diciamo più umili, sono lavori da scartare, e non vuol dire neanche però che nel nostro curriculum, se sappiamo di dover trovare un lavoro in fretta e magari umile, dobbiamo fingere di essere persone umili oppure fingere di essere, cioè è importante anche presentarsi in una certa maniera e mettere tra virgolette tutte le nostre caratteristiche positive che possono anche essere state, che possono magari essere anche state apprese durante attività di volontariato, durante hobby, insomma è importante mettere tutto quello che siamo in questo curriculum, ma soprattutto risultare, diciamo, persone al meglio, quindi risultare, venderci tra virgolette. È importante anche venderci al meglio, quindi saper sfoggiare la carta migliore, cercando di capire anche che cosa vuole leggere dall'altra parte secondo me la persona, quindi che mansioni stiamo cercando. Non si può fare un curriculum secondo me uguale per tutti, perché magari una persona sta cercando, e lo dice di solito in quello che cerca, una determinata caratteristica, e quindi è importante anche far vedere che noi abbiamo fatto un curriculum in base anche a quello che quella persona sta cercando e soprattutto far vedere che possiamo dare un contributo positivo all'azienda, quindi all'azienda dove andremo poi a lavorare o dove vorremmo andare a lavorare, un contributo positivo, e quindi è importante focalizzarsi su ogni azienda e non fare classici curriculum che diamo a 200.000 aziende di settori diversi, a volte magari dimenticandoci anche di modificare alcune cose, quindi facendo anche figuracce. È importante perché comunque
Comunque diceva il nostro curriculum ai Manu, tra virgolette, la rappresentazione di quella che è la nostra vita, la nostra cultura, il nostro studio, la nostra persona, e direi che fare figuracce non è proprio quello che stiamo cercando. La prima cosa che sicuramente dobbiamo fare è quella di avere attenzione nei dettagli, quindi anche se dobbiamo andare, appunto, faccio l'esempio di pulire il water, ma non per una questione dispregiativa, perché magari molta gente, pensiero comune sbagliatissimo, può pensare che se io mi candido per andare a pulire il water nell'autogrill posso anche benissimo scrivere con errori grammaticali, errori di punteggiatura e altre cose di questo tipo, tanto chi se ne frega. Invece no, invece la ricerca dei dettagli è importantissima per qualsiasi posto di lavoro, quindi è anche importante magari cercare, se sappiamo di non essere proprio grandiosi con la grammatica, con l'italiano, qualcuno che magari è, come si può dire, è bravo, ecco, in questa materia, e magari notiamo che scrive particolarmente bene, per farci aiutare o perlomeno correggere prima di consegnare e di stampare il curriculum, in modo tale da fare bella figura, perché anche secondo me il carattere scelto nel curriculum, ma soprattutto anche il modo di scrivere, la punteggiatura che diamo, lascia un'impronta di noi. E per fortuna non dobbiamo scrivere il curriculum a mano, altrimenti secondo me sarebbe ancora più imbarazzante, per esempio una calligrafia che fa pietà, e quindi sarebbe veramente imbarazzante, probabilmente verrei tagliata fuori solo per la mia calligrafia, ma per fortuna esistono i computer. Quindi lo scopo principale è quello semplicemente di dare tramite questa carta una bella impronta di noi, quindi invogliare la persona che è dall'altra parte a selezionarci tra i possibili candidati e a invitarci a fare un colloquio conoscitivo. Questo lo possiamo fare solo se stiamo, appunto, la persona potrebbe essere, avere tanti curriculum, quindi visionare attentamente il nostro foglio, quindi no a errori doppi di battitura, a grammatica sbagliata, a parole scritte sbagliate, insomma, dobbiamo incuriosire, e la prima cosa per incuriosire è impaginare bene questo curriculum. Un altro aspetto importantissimo è il formato del curriculum, e questo dipende da le nostre esigenze, quindi fondamentalmente innanzitutto dalla mole di informazioni che dobbiamo inserire nel curriculum, e poi anche da come vogliamo impaginarlo. E è importante che il curriculum sia comunque chiaro, lineare, senza con troppe parole tutte appiccicate, insomma poche informazioni che risaltino bene, e quindi vi lascio giù tanti modelli tra cui scegliere, in modo tale da scegliere quello che si sposa bene con le vostre esigenze. Non va bene per tutti lo stesso modello, no? Quindi solitamente si utilizza lo stesso modello un po' per tutti, però sarebbe bene cercare quello adatto a noi, in modo tale che si impagini anche bene. Cercate, quando scrivete un curriculum, di leggere, diciamo, le parole chiave che ci sono nell'inserzione e di cercare di inserirle, di trovare un nesso tra quello che sta cercando l'azienda e quelle che sono le vostre capacità o esperienze, insomma, precedenti che avete fatto, per essere più in linea possibile con quello che sta cercando l'azienda, quel candidato ideale. Allora, ci sono tre tipologie di curriculum, e adesso vi spiego anche che cosa servono. C'è quello cronologico, che è adatto a chi ha avuto tante esperienze lavorative in un ordine cronologico, quindi fondamentalmente non ha buchi. Poi c'è quello misto, che serve a chi ha un profilo molto settoriale oppure per una persona che vuole cambiare genere di lavoro. E poi c'è anche quello funzionale, che serve a chi ha lavorato, diciamo, come privato, in modo autonomo, e quindi ha dei buchi altrimenti cronologici, così facendo invece si vanno ad evidenziare invece le caratteristiche, diciamo, più importanti della persona. Mi raccomando, se hai alcune caratteristiche come quelle che ti elenco, non dimenticarti di inserirle, che sono il volontariato, perché è molto importante anche soprattutto per le aziende che hanno dipendenti che devono lavorare in gruppo o comunque per far vedere ulteriori capacità apprese, i corsi frequentati ed eventualmente, appunto, gli attestati e i diplomi, i premi ricevuti, gli interessi e le capacità, anche perché comunque se avete degli hobby o degli interessi per i quali, appunto, sono
sono state acquisite delle capacità, è giusto inserirle come più, quindi diciamo come altre abilità della persona. Ovviamente inserite anche le lingue che avete appreso, ma ricordatevi di non esagerare con le informazioni, il troppo storpia, soprattutto dei lavori fatti in un mese e di poca rilevanza. Se avete fatto dei lavori quasi tutti uguali che sono durati poche settimane, scegliete quello di un'azienda che spicca rispetto alle altre o comunque quello che vi ha dato di più e quindi vi ha insegnato di più. Non metteteli tutti, sembra quasi che nessuno vi voglia per più di 2 settimane. E quindi questo è tutto, io spero di esserti stata utile. Fammi sapere se hai altri suggerimenti, lasciali qui sotto nei commenti. Ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!